I numeri dei contagiati purtroppo in Calabria crescono ancora, superando ormai nettamente le 200 unità. L'ultimo cluster individuato riguarda proprio il centro di accoglienza di Amantea, dove risultano positivi al coronavirus 25 migranti, di tutti di nazionalità africana. A questi si aggiungono 15 ospiti, altri due operatori dell'altro CAS attivo in provincia di Cosenza, quello di Santo Stefano di Rende. Complessivamente dunque sono 32 i casi accertati dagli specialisti ieri dai dipartimenti della prevenzione dell'ASP posta nelle 5 province calabresi. Un nuovo contagio riguarda pure una donna cosentina rientrata dalle vacanze trascorse in Sardegna. Tutte le persone risultate affette dal virus sono state poste in isolamento, mentre i contatti avuti negli ultimi giorni sono oggetto di accurate verifiche da parte del personale sanitario. E intanto in prefettura a Cosenza nel pomeriggio di ieri è stato convocato un vertice dal prefetto Cinzia Guercio. L'obiettivo è quello di fare il punto sulla situazione e predisporre mirati piani di intervento. Verrà anche impiegato l'esercito per sorvegliare ovviamente i CAS. E intanto a Messignani, frazione di Oppido Mamertina, fortunatamente la situazione sembrerebbe sotto controllo, dal momento che oltre 600 tamponi effettuati finora, i primi 449 analizzati hanno dato esito negativo. Attualmente risultano positive solo 14 persone individuate inizialmente. Mentre nel centro vicino di Varapodio c'è una minima ipotesi di contagio. Infatti, dopo il bambino di 5 anni, un'altra persona è risultata positiva al tampone. Anche in questo caso si tratta di un parente dell'assessore del comune di Oppido Mamertina, Teresa Caia, risultata positiva insieme ad altri 13 membri della sua famiglia. La notizia del nuovo contagio ha scatenato il panico in paese, tant'è che il sindaco Orlando Fazzorali si è visto costretto a postare sulla sua pagina Facebook due video per invitare la popolazione a mantenere la calma. Motivo scatenante di tanta apprensione è il fatto che la persona risultata positiva al Covid ha un negozio. Non c'è nessun motivo per farsi prendere dal panico, ha affermato il sindaco. Capisco le preoccupazioni, ma non bisogna accettare che si creano allarmismi inutili e inopportuni. A seguito di questo caso positivo, tante persone ingiustamente sono state messe in quarantena. Allora, chiariamo una cosa. La quarantena viene effettuata a seguito di un'ordinanza emessa dal sindaco. Le persone che ricevono un'ordinanza da parte del sindaco, che è stato comunicato il dato da parte dell'ufficio prevenzione, allora quelle persone devono essere in quarantena per il periodo stabilito nella stessa ordinanza. Diversamente, le persone sono libere, nessuno si deve sentire obbligato a rimanere chiuso dentro casa solo perché gliel'ha comunicato qualunque altro organismo. Le ordinanze di quarantena le fa solo il sindaco o autorità superiori, che siano la regione per altri aspetti o che comunque ci siano limitazioni previste dal DPCM. Non ci sono altri organismi che possono stabilire quarantene, è chiaro il concetto. Dopodiché la confusione che è stata generata ieri rimane solo una confusione generale che non ha rispondenza con la realtà dei fatti. Allora, le persone che si sono recate presso il negozio della persona che è risultata positiva, se sono rimaste all'interno dello stesso per almeno 15 minuti senza mascherina e siano venute a contatto con la titolare, allora quelle persone da subito si devono mettere in quarantena e devono aspettarsi l'ordinanza da parte del sindaco. Chi invece è andato a comprare la frutta ed era munito di mascherina e chiaramente non ha avuto un contatto diretto con la persona interessata, può stare tranquillamente a casa senza problemi, può uscire, può sentirsi libero, non deve sentirsi costretto di osservare la quarantena. Riepilogando. Le persone che comunque sono state in contatto diretto con l'interessata per almeno 15 minuti devono comunicare i loro dati al sottoscritto, al medico di base o addirittura all'ufficio di prevenzione. Diversamente, state tranquilli, non è successo niente, continuate a vivere liberamente, munitevi sempre di mascherina, cercate di mantenere sempre il distanziamento sociale. Stiamo tranquilli, stiamo attenti, ma per il resto non ci facciamo la testa, perché già c'è tanta confusione che basta e avanza.